A fine partita, il pubblico dello stadio Mancini ha applaudito i giocatori del Fano all'esordio nel campionato di Serie D per il punto portato a casa contro la Vastese, una delle formazioni candidate alla vittoria del torneo. Ma c'è sicuramente un pizzico di rammarico nella formazione granata e tra i tifosi per essere arrivati vicini alla vittoria, che sembrava possibile fino a pochi minuti dal termine del match, prima che arrivasse il pareggio per il risultato conclusivo di 2-2. La squadra di D'Addario passa in vantaggio all'ottavo minuto del primo tempo con un gol di testa di Attili, che Stafestas non riesce a trattenere dopo aver respinto in precedenza un tiro di Alonzi. Il Fano non molla e al quindicesimo pareggia sotto la curva dei tifosi granata con l'attaccante esterno Loris Tortori, ben servito in area dal cross del terzino Matteo Del Rosso. L'Alma Juventus insiste e al 32esimo si porta sul 2-1 con la rete del trequartista Casolla. Grande merito va anche a Matteo Gualtieri, protagonista di un'incursione che spiazza la difesa abruzzese, prima di trovare in aria il compagno. Nella ripresa il risultato non si sblocca per buona parte del tempo e sono sicuramente inferiori rispetto alla prima parte dell'incontro le emozioni da entrambi i fronti del campo. Al 70esimo Esposito trova Tortori, che però non riesce a concretizzare. Due minuti più tardi è il turno della Vastese, con Martiniello entrato dalla panchina che si gira in aria dopo un cross di Altobelli ma non inquadra la porta. All'88esimo ecco il gol del pareggio, con un gol di testa di Jonathan Alessandro, servito in aria da un cross di Scaffetta, anche lui entrato nel corso del secondo tempo. 5 minuti di recupero, ultimo assalto del Fano con un tiro di Zanni alto sopra la traversa. Finisce così 2-2, Fano e Vastese portano a casa un punto ciascuno. Sono, diciamo, contento della prestazione, del carattere che ha messo in campo la squadra. Abbiamo preso un punto, secondo me, buono, perché abbiamo incontrato una squadra che secondo me ci sta benissimo nella lotta per la vittoria di questo campionato, perché secondo me la Vastese è una delle candidate alla vittoria di questo campionato. I ragazzi hanno dato una grande prova di carattere e di organizzazione anche di gioco, perché tutte le volte che siamo riusciti a fare le nostre trame abbiamo creato pericolo. Peccato solo che abbiamo preso il gol alla fine, e sul 2-1 abbiamo preso una ripartenza, secondo me lì abbiamo peccato di inesperienza. Ancora noi dobbiamo trovare un'identità, dobbiamo crescere, perché noi non sappiamo il valore di questa squadra, non lo sappiamo minimamente, non sono un mago. Io sono uno che lavora sul campo, non faccio illusioni e non do illusioni, e non mi faccio illusioni. Quindi non so che cosa può fare questa squadra, la vediamo andando avanti, perché abbiamo fatto 7 amichevoli con categorie basse e quindi non abbiamo la certezza di cosa possono fare. La partita vera è questa qui. Io oggi avevo chiesto soprattutto concentrazione, cosa che nelle amichevoli viene meno. E i ragazzi hanno risposto bene sotto il profilo agonistico, tecnico e soprattutto di carattere.